Brembo presenta Il circuito di Imola è sicuramente denso di storia, ma è un circuito che quest'anno con le nuove monoposto ad effetto suolo richiede una tecnica di guida radicalmente diversa. Vetture che hanno tanto carico aerodinamico alle alte velocità, ma lo perdono e diventano vetture meccaniche da guidare, quindi con poco supporto del carico verticale nelle curve più lente. Stiamo parlando di un circuito con 3 varianti e soprattutto 8 curve. Variazioni altimetriche che rendono cieche alcune curve. Facciamo il nostro giro di pista valutando ogni aspetto che con una wing car deve essere gestito con precisione assoluta. Partiamo dal rettilineo dove si scarica tutto il cambio, ottava marcia, arriviamo addirittura a 320-325 km/h in fondo alla prima staccata, quella del tamburello. Bisogna cercare di mantenere la parte centrale della pista, che è la più piatta per affrontare la staccata, ruote dritte, scaricare tutta la potenza frenante, giù il cambio ed entrare nella prima sinistra. Ci sono i cordoli bassi a sfioro, quindi il cordolo diventa una vera e propria espansione della pista per tagliare il raggio di curvatura e quindi fare un cambio di direzione molto importante nella parte destra, dove si scarica di nuovo tutto il cambio, si esce in pieno, ma attenzione, non è così alta la velocità per poter godere ancora di tutto l'impianto aerodinamico dell'effetto suolo e quindi in accelerazione si avvicina di nuovo alla chicane Villeneuve, una chicane dove di nuovo si deve arrivare con una staccata molto precisa. In questo caso c'è un leggero avallamento sulla sinistra che porta a bloccaggio anteriore sinistra, quindi il pilota deve caricare la monoposto e poi iniziare la sterzata andando a chiudere secco con lo sterzo per buttare la macchina all'interno curva e poi subito andare a chiudere nella parte opposta, quindi la sterzata verso destra, tagliando sul cordolo, può diventare una buona riserva di traiettorie per guadagnare qualche centimetro e soprattutto essere favorevoli in apertura gas quando si scarica di nuovo il cambio e quindi si ritorna a oltre 280 km/h per affrontare la staccata della curva Tosa. È molto importante, visto che la staccata poi porta in una curva in inserimento verso l'alto, quindi con salita, a portare dentro la frenata, quindi aiutare l'avantreno a staccare e poi portare con molto trasferimento di carico della pressione sui pneumatici anteriori per aiutare e supportare l'avantreno e quindi godere di un po' più di appoggio ed evitare quindi che ci sia sottosterzo in fase di inserimento curva. A questo punto il pilota deve curare la traiettoria, far scorrere la monoposto su tutto il cordolo esterno che, ripetiamo, è piatto, quindi si può veramente buttare giù tutto il gas anche sul cordolo senza avere reazioni scomposte del retroterno con i 1000 cavalli aperti di tutto il motore termico più la parte ibrida, i 162 cavalli. In salita si scarica tutto il cambio, in settima marcia si scollina, curva cieca a sinistra, la prima della piratella è veramente tecnica perché comunque bisogna stabilire con i punti di riferimento esterni dove inizia la sterzatura per andare a chiudere il raggio di curvatura e scendere. A questo punto il pilota si trova con la monoposto in settima marcia a 290-300 km/h ad affrontare la curva delle acque minerali. È incredibile la sensazione così chiusa di alta velocità, ma soprattutto di un punto in discesa che poi va a fare una doppia curva che deve essere effettuata in un tempo solo, chiude a destra e soprattutto riporta la monoposto in salita nella seconda collina. Allora il pilota deve portare molto la frenata dentro e infatti noi spesso vedremo che ci sarà qualche reazione scomposta del retrotreno proprio perché in quel momento si va a bilanciare la staccata con la sterzatura e quindi questo porta ad un trasferimento di carico che fa male al retrotreno, alleggerisce il posteriore e obbliga il pilota a lavorare di sterzo e soprattutto freno gas per mantenere anche un controllo sul retrotreno. Poi si apre il gas, si sfrutta tutta la traiettoria esterna, un'espansione molto larga del cordolo per iniziare a fare l'avvicinamento alla variante alta. In questo caso è obbligatorio saltare sui cordoli. È una variante molto tecnica con una grande decelerazione, staccata a ruote dritte e poi un angolo secco ed opposto dove il pilota deve lavorare moltissimo di sterzo per andare a chiudere la traiettoria.
è strategico riuscire a saltare letteralmente i cordoli e buttarsi nella parte esterna della pista con l'apertura gas il prima possibile. È un tratto chiave, capitalizzare qualche chilometro orario in più di velocità nella accelerazione diventa fondamentale per poter affrontare tutto il dritto in discesa con la curva leggermente a destra che viene affrontata completamente in pieno a 280 km/h, cieca a destra che porta poi alla staccata della curva Rivazza. Anche in questo caso curva scuola, c'è poco da inventare, il pilota deve arrivare, fare la sua frenata, staccata a ruote dritte, 5G,2 di decelerazione, poi andare a chiudere di seconda, terza marcia, in gomma morbida, la prima curva, la seconda, diventa tutto da inventare, perché comunque si può fare in pieno con la vettura in appoggio, ma che si alleggerisce in maniera incredibile e quindi il pilota deve lavorare, se vuole buttare la macchina in pieno in quel tratto, deve lavorare poi di retrotreno per cercare di modulare la potenza e quindi uscire con la terza e quarta marcia inserita, scaricare tutto il cambio ed affrontare il rettilineo di partenza che chiude questo spettacolare giro del circuito di Imola. L'autodromo Enzo e Dino Ferrari, sede del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, sottopone l'impianto frenante a stress meccanico e termico medio. La frenata più severa precede curva 17. La velocità iniziale è di 298 km/h. La fase di frenata avviene in 92 metri e in 1,71 secondi si decelera fino a raggiungere la velocità finale di 135 km/h. La decelerazione massima è di 4,7 g. Car Lab è la nostra nuova rubrica motori della stagione 2022 che si integra a Crono GP e questa settimana parla della iX, una vettura completamente elettrica di casa BMW che rappresenta l'unico prodotto elettrico BMW studiato appositamente per lavorare a batteria, quindi non ha una versione termica. Un prodotto estremamente specifico che abbiamo voluto provare e analizzare con la nostra realtà virtuale, ma provare in pista per capire esattamente il valore aggiunto di questa vettura, una trazione elettrica sul le quattro ruote che aiuta col torque vectoring a scoprire delle nuove qualità di guida, una vettura piacevole, certamente non da prestazione. Crono GP Car Lab presenta la BMW iX con il taglio, il format che contraddistingue le produzioni di Crono GP, quindi con l'alta tecnologia del virtuale per scoprire la macchina, le meccaniche e in questo caso tutta la parte elettrica di una vettura che rappresenta l'unicità per BMW di essere la prima automobile BMW progettata in modo completamente elettrico. Tutta la parte dei motori elettrici che sono posizionati nella parte anteriore e quella posteriore, ma soprattutto le batterie sono posizionate in maniera strategica per ottimizzare il flusso dinamico e di prestazione di una vettura che è radicalmente diversa da una vettura termica. Ma a questo punto partiamo subito con tutta la parte completamente elettrica e quindi mi riferisco al serbatoio di energia che è posizionato sotto alla vettura. Ha una condizione completamente integrata perché abbiamo una scatola di carbonio che è posizionata sotto al telaio e quindi questo permette di ridurre quelli che sono i pesi. I motori elettrici sono due, posizionati uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore. BMW ha dato una connotazione BMW a questa vettura, come? Lavorando con una prevalenza di potenza del 20% sul motore elettrico posteriore rispetto a quello anteriore. Sono collegati entrambi a due differenziali e questo abilita ad un'attività di torque vectoring che è migliorativa in termini di stabilità dinamica e soprattutto di grip nelle condizioni più difficili di asfalto, con neve e soprattutto con asfalto sdrucciolevole.
Bene, adesso abbiamo parlato noi della IX, andiamo in pista perché è la IX che deve parlare e deve raccontarci le sue vere prestazioni. La pista non è l'ambiente di lavoro della IX, però sulla pista portiamo al limite l'aspetto di telaio e possiamo percepire il valore in termini di insonorizzazione della vettura indotto appunto da doppia motorizzazione elettrica. Proverei a questo punto a impegnare la vettura nelle prime curve lente e alta. Sentiamo sicuramente l'effetto rollio, ma c'è una buona capacità di mantenimento della traiettoria ottimale. Essendo molto progressiva, consente di evitare di sbilanciare eccessivamente la vettura, darle quel trasferimento di carico equilibrato e corretto per avere un buon inserimento di curva e soprattutto quando vado a richiamarla di gas inizio a percepire, grazie al torque vectoring, una buona spinta verso l'esterno che è addirittura impressionante. Quindi bene in pista per cercare il limite, ottimo sulla strada per spostare più in alto tutto quello che è il margine di sicurezza della nostra guida e del nostro potenziale di recupero della vettura e soprattutto la percezione del limite che può portare a sfruttare al meglio questa vettura, molto particolare e sicuramente estremamente piacevole alla guida.